Allora, ma il primo pensiero che viene immediatamente è che quelli che si sono opposti in questi giorni al MES e a una rete di salvataggio europeo siano degli irresponsabili, se non addirittura dei mezzi criminali politici. Cioè, in questa fase Sta parlando si l'economista chiede. Daverio, è che ti ha laureato alla laureata Bocconi. la Bocconi, Daverio, eh? No, no, sono un bocconiano non laureato professore d'architettura, una roba bizzarra. Ah, vabbè, Quindi mi occupo di ok, beni culturali, ma anche di economia, ma so che cos'è l'economia. Credo che in questo momento, cioè non avere accettato un meccanismo di solidarietà europea, che era la prima cosa da chiedere, e dove il nostro rapporto con il resto dei compaginati europei doveva avere un peso particolarmente forte, non sia un peccato, sia un'idiozia vera e propria. Prima considerazione da fare. Seconda considerazione da fare è che in fondo questa crisi economica non finirà quest'autunno, perché mi spiace, non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma ci sarà un ritorno di problematiche sanitarie anche quest'autunno, e noi usciremo dalla crisi sanitaria, se tutto va bene, fra un anno. Ne usciremo quando verrà diffuso un vaccino Vaccino. possibile, o comunque una serie di ipotesi di medicamenti che siano anche di tipo Purtroppo, sierologiche. certo, purtroppo.